Tempio Voltiano di Como ha approvato il progetto esecutivo da 87.000 euro per la ricostruzione del pinnacolo e il restauro degli elementi danneggiati. Due anni fa, a inizio ottobre, una mongolfiera si è scontrata contro il museo, danneggiando pesantemente il monumento. Nell'impatto, un fregio a colonna si è staccato dal mausoleo e, cadendo, ha danneggiato parte della scalinata sottostante. Il video, che ha immortalato il momento dell'incidente, aveva fatto il giro del web. Nei mesi successivi erano stati eseguiti interventi provvisori per evitare danni e soprattutto scongiurare cedimenti dalla parte superiore del monumento. Nei giorni scorsi si sono svolti sopralluoghi congiunti e sono state valutate con la soprintendenza le diverse ipotesi sulle tecniche che si intendono adottare per ricostruire gli elementi danneggiati, si legge nella delibera di Palazzo Cernezzi. Stessa situazione per quanto riguarda il gradino della scala del Tempio Voltiano. In questo caso si è deciso di affidare l'incarico di riparazione a un restauratore specializzato invece che procedere con la sostituzione integrale del gradino. Per il pinnacolo del Tempio Voltiano procederemo con un calco della struttura con cemento decorativo, aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore alla cultura di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo. Gli interventi previsti non dovrebbero comportare nuove chiusure al monumento dedicato ad Alessandro Volta. Il Tempio, dopo un restauro durato 7 anni, ha riaperto a turisti e cittadini a dicembre 2021.